Il Bosco della Memoria nasce a pochi passi dall'ospedale Papa Giovanni, trasformato dalla scorsa primavera in una trincea della lotta contro il virus. Avremmo voluto che questo prato oggi fosse pieno di persone. Avevamo sognato che questa giornata segnasse la fine della lunga e dolorosa pagina della pandemia. Manca poco, ma non ci siamo ancora. È stato un evento travolgente, di una gravità straordinaria. Noi che sapevamo curare, ci siamo trovati a far fronte a un elevato numero di perdite che non potremo mai dimenticare. Abbiamo deciso di onorare la memoria delle vittime dell'epidemia con un'opera viva, con un monumento che respira, realizzando un bosco di alberi e arbusti insieme all'Associazione dei Comuni Virtuosi. Un bosco vive più di un uomo. Per questo il ricordo travalicherà la durata di una vita, mettendo radici profonde, proiettandosi nel futuro. Il pianto, la disperazione, la paura del futuro diventano oggi un seme, ovvero il segno di speranza, di vita, di cui oggi abbiamo tutti bisogno. Questo bosco non racchiude solo la memoria delle tante vittime cui va oggi il nostro pensiero commosso. Questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera nazione. Siamo qui per celebrare il ricordo, perché la memoria di ciò che è accaduto nella primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela della salute pubblica e per la salvaguardia del lavoro dei cittadini. E io sono qui oggi per dirvi grazie e per impegnarmi insieme a tutti voi a ricostruire senza dimenticare. Mola mia, teniamo duro e lavoriamo insieme per costruire un futuro migliore.